Giovedì 21 marzo, dopo 14 giorni di cammino e 160 km percorsi, trainando l'occorrente per sopravvivere in mezzo al ghiaccio, il team di Ferdaski ha portato a termine la traversata integrale del Vatnajökull, il più grande ghiacciaio d'Europa per volume. Intorno alle 19, il team, composto da Stefano Farronato, Roberto Ragazzi e Roberto Fantoli, è stato accolto all'uscita del ghiacciaio del Rescue islandese che li ha riportati in città. Il team ha dovuto accelerare la conclusione della missione per evitare la tempesta di neve in arrivo che avrebbe impedito a Rescue di intervenire. Il team è partito da Reykjavik il 6 marzo, ha raggiunto il plateau del ghiacciaio superando sfide che ne hanno messo a dura prova la determinazione e la resistenza. Le nevicate continue, la visibilità nulla, il vento tra i 20 e i 40 metri al secondo con raffiche fino a 120 km all'ora. Hanno imposto anche una sosta forzata di 36 ore in tenda. Il bianco è stato totale per 12 giorni su 14. Vedevamo appena le punte degli sci, racconta Stefano Farronato. Solo durante i primi due giorni siamo riusciti a vedere il cielo, un incredibile cielo stellato e una meravigliosa aurora boreale. Per il resto del viaggio la visibilità era ridotta a zero. Without il nulla più totale, spiega l'esploratore bassanese. Le condizioni erano estreme e abbiamo conquistato faticosamente ogni singolo metro. Oltre al problema della visibilità che rendeva difficile proseguire e seguire il GPS e mantenere l'equilibrio, nevicava di continuo. Ogni notte scendevano dai 40 ai 60 cm di neve fresca, che ogni mattina dovevamo spalare per uscire dalla tenda. La temperatura media era di meno 20 gradi, ma questa tutto sommato è stata una fortuna perché a meno 5 sudi e se sudi ti ghiacci, precisa ancora Farronato. L'aspetto più difficile di questa impresa non è stato quello sportivo, ma quello psicologico. A resistere alla fatica, alle condizioni avverse, alle difficoltà ci siamo allenati per mesi, ma non eravamo preparati al bianco totale, al silenzio, ad essere immersi nel nulla per 12 giorni. Lungo quel cammino così duro e faticoso, dove i limiti fisici e mentali erano messi continuamente alla prova, mi concentravo proprio su quel bianco e pensavo a come potevo riempirlo, con quali colori. Roberto Ragazzi racconta: in quel momento di estrema tensione abbiamo raggiunto il rifugio di Grímsvjalli, affrontando nel bianco più totale una pendenza scoscesa minacciata da un sovraccarico di neve da sottotetto. Sventolando orgoglioso il tricolore insieme ai compagni, Roberto Fantoli aggiunge: immersi in spazi infiniti ed immensi, ci siamo ritrovati a confrontarci con la grandezza della natura, realizzando quanto siamo piccoli di fronte alla sua maestosità.